Ciao amici, bentornati su festecompleani.com. Io sono il vostro Mr. Nani e oggi vedremo insieme come realizzare una ragazza molto carina. Di chi si tratta? Della mitica Pucca! Cominciamo dalla testa di Pucca. Prendiamo un palloncino colore rosa, lo gonfiamo e lo chiudiamo con un bel nodo. Proseguiamo con i capelli. Prendiamo un palloncino di colore nero, lo gonfiamo completamente lasciando libere tre dita. Dalla parte del nodo facciamo due palline con la torsione ad orecchio. In questo punto fissiamo il nodo del palloncino rotondo. Ora facciamo una salsiccia lunga tutta la lunghezza del palloncino fino ad arrivare sulla punta. Lì la dividiamo con una torsione semplice e facciamo altre due palline con la torsione ad orecchio. Ora fisseremo il palloncino rotondo dall'altra parte. Bisogna fare un'operazione un po' delicata. Prendete piano piano la parte del palloncino e fissate la parte sgonfia in mezzo alle due torsioni ad orecchio. Ecco fatto, ora completiamo il cerchio, facciamo un'altra salsiccia della stessa lunghezza e la fissiamo in questo punto. A questo punto facciamo un'altra salsiccia della stessa lunghezza e la fissiamo qui in mezzo a queste due palline. La testa è quasi pronta, ci mancano i ciuffetti dei capelli. Prendiamo un altro palloncino di colore nero, lo gonfiamo lasciando libere tre dita. Dalla parte del nodo facciamo una piccola salsiccia con la torsione ad anello. E la fissiamo in questo punto. Completiamo con un'altra salsiccia della stessa lunghezza. Una volta arrivati dall'altra parte, facciamo l'altro ciuffetto, un'altra salsiccia con la torsione ad anello. Per finire facciamo l'ultima salsiccia e la fissiamo in questo punto.
La testa di Pucca è pronta. Ci mancano solo i fiocchetti. Dobbiamo prendere due palloncini, di quelli più fini, e li fissiamo attorno ai ciuffetti dei capelli. La testa di Pucca è pronta. La mettiamo da parte e continuiamo con il corpo. Prendiamo un palloncino di colore rosso. Facciamo una salsiccia per il collo. E subito dopo un'altra salsiccia per la lunghezza del corpo. A questo punto dobbiamo fare altre tre salsicce della stessa lunghezza e le fissiamo prima da una parte e poi dall'altra. A questo punto dobbiamo fare le braccia. Prendiamo una salsiccia di colore rosso. Facciamo alle due estremità due palline con la torsione ad orecchio e con due palloncini di colore bianco, due piccole palline e le fissiamo proprio qui in mezzo. Una volta ottenuta questa figura, la infiliamo attraverso le due salsicce del corpo. Ci mancano solo i piedini. Dobbiamo prendere un pezzettino di salsiccia di colore nero, lo dividiamo a metà e lo infiliamo sempre in mezzo alle due salsicce del corpo. La nostra mitica Pucca è quasi pronta, non ci resta che unire la testa al corpo. Quasi pronto, non ci resta che disegnare la faccia. Possiamo farlo con un pennarello oppure ritagliare dei pezzettini di cartoncino nero e incollarli. Vediamo subito come. Eccoci qua, la nostra mitica Pucca è pronta. Ricapitoliamo, con un palloncino rotondo abbiamo fatto la testa, con i palloncini neri i capelli e le codine, palloncini rossi per i ciuffetti, un palloncino per il corpo, uno per le braccia e uno per le gambe. Voglio salutare tutti quanti i nostri amici che ogni giorno mettono un sacco di più sulla nostra pagina Google+. Un saluto a tutti quanti. Amici, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mr. Nani e dalla bellissima Pucca.